Passiamo ora alla seconda parte dell'esperimento, quello in cui tiriamo la corda con il dinamometro per aumentare la sua tensione. Stavolta usiamo la corda più sottile, qui per esempio è tirata con 5 kg peso di forza, quindi la tensione della corda è 5 kg peso. Riportiamo le varie tensioni in questa colonna che prima era vuota perché prima non lavoravamo con il dinamometro e queste sono le tensioni portate in newton, quindi sarebbero 4, 6, 8, 10 e 12 kg peso. Ora della corda ci serve anche la sua densità lineare di massa, che è questo valore che si ottiene sapendo che 1,38 m di corda d'acciaio di lunghezza sono 2,14 grammi, quindi dal rapporto si trova la densità lineare di massa. Anche la lunghezza è leggermente aumentata rispetto all'esperimento precedente, perché come si vede dall'inquadratura del sonometro, la corda che viene tirata con il dinamometro va su questa piccola puleggia e quindi è un pochino più lunga. Si vede bene anche qua, la puleggia allunga un pochino la corda rispetto alle corde fisse e la lunghezza è di 1,18 m, quindi la lunghezza d'onda è il doppio. Stiamo sempre parlando dell'armonica fondamentale, questa. Dunque ora abbiamo la lunghezza d'onda, cerchiamo la frequenza con Audacity come abbiamo fatto finora. Questo è il profilo sonoro e questo è lo spettro armonico con l'armonica fondamentale a 65 Hz. La riconosciamo proprio grazie all'esistenza delle armoniche successive, perché sono tutte multiple intere di 65 Hz. Riportiamo tutte queste frequenze nel file Excel, facciamo le differenze come prima, calcoliamo la media e la riportiamo nella tabella finale. Moltiplicando lunghezza d'onda per frequenza otteniamo la velocità cinematica di queste onde, 153 metri al secondo, un valore abbastanza basso perché la corda non è molto tesa. Poi calcoliamo la velocità dinamica attraverso questa formula qua, facendo la radice quadrata del rapporto fra la tensione e la densità lineare di massa. Questa è la formula e il risultato è 159 metri al secondo, che è piuttosto simile ai 153 metri al secondo della velocità cinematica. Quindi si conferma che la velocità è data dalla formula con la radice quadrata, cioè la velocità cinematica in fondo è la formula dinamica. Poi passiamo a una tensione maggiore, quindi tiriamo con il dinamometro, prima erano 4 kg peso, adesso diventano 6 kg peso, che corrispondono a quasi 59 newton. Calcoliamo la velocità cinematica con questa formula, chiaramente non è cambiata la lunghezza d'onda, è sempre 2,36 m perché non abbiamo cambiato, non abbiamo accorciato la lunghezza della corda, però sarà cambiata la frequenza grazie alla tensione aumentata. Infatti, andando a registrare il suono con Audacity e le frequenze e andando a misurare le frequenze delle varie armoniche nello spettro, vediamo la prima armonica a 79 Hz e tutte le altre armoniche successive equidistanziate tra loro, la media è circa 82 Hz, che andiamo a riportare nella tabella finale. E quindi troviamo la velocità cinematica moltiplicando lambda per frequenza, 193 metri al secondo. Ora bisogna calcolare la velocità dinamica con questa formula, la radice quadrata del rapporto tensione-densità lineare, e viene 195 metri al secondo, un valore molto vicino a quello della velocità cinematica, quindi si conferma di nuovo che la velocità è data dalla formula con la radice quadrata. E così via. Procediamo con 8, 10 e 12 kg. Vediamo che al crescere della tensione la frequenza anche aumenta, la velocità cinematica pure aumenta, il prodotto di questi due, e la velocità dinamica ottenuta dalla tensione e dalla densità lineare più o meno si mantiene uguale o quasi uguale alla velocità cinematica. Dunque questa seconda parte dell'esperimento conferma che la velocità delle onde lungo una corda è data da questo rapporto fra la tensione e la densità lineare di massa sotto radice.